Bentornati amici, come ogni lunedì siamo tornati per terzo tempo, l'approfondimento di paolozerbi.com che vi racconta quanto è successo nella domenica di promozione prima categoria, ospiti di Messervino a Varese, ecco la classifica di promozione, partiamo non dal primo posto questa volta ma da chi ha riconquistato il secondo, ovvero la Besnatese che passa al 43esimo del secondo tempo con chi? Con Angelucci. La squadra di Rasini riconquista quindi la vittoria dopo il passo falso in casa che aveva vanificato la possibilità di fare 5 successi di fila contro l'Aurora Uboldese e passa appunto sul campo di un Vallolona sempre più inguaiato in classifica. E chi sorpassano i ragazzi del Besnabeu? Sorpassano un Saronno che cade a sorpresa in casa 2-1 contro la Lentatese. Sembrava la partita perfetta per gli amaretti che la sbloccano subito al 13esimo del primo tempo con Milazzo, ma poi arriva l'1-1 prima del termine del primo tempo e soprattutto la cambiano chi? I subentrati, perché da un lato Ferrario segna quello che sarà poi il gol decisivo, dall'altra parte invece mister Taroni inserisce Iacovelli, colui che conquisterebbe il rigore del possibile 2-2, ma Ferrari sbaglia. Vittoria meritatissima da parte della Lentatese che appaia al terzo posto proprio i ragazzi di Taroni, che sono stati bacchettati dal tecnico al termine perché hanno passato una settimana a quanto pare non proprio focalizzata sul match e quindi sulla prestazione che hanno fatto e potevano subire anche il terzo gol, ma proprio al 90esimo Ferrari colpisce la traversa. Non è stato l'unico mister a bacchettare i suoi, il mister degli amaretti, perché la Solbiatese capolista allunga vincendo 2-0 in casa contro un Inveruno, altra squadra che diciamo non se la passa benissimo per stessa missione del tecnico che vediamo come dichiarerà ai nostri microfoni al termine dell'incontro. Ecco cosa dirà Pierluigi Gennari al termine del 2-0, chi la decide? Scapinello, complimenti, gol e dedica alla sorella che lo ha reso zio e poi torna al gol anche Giuseppe Torracca. Immagini e le parole dei due tecnici. Dovevamo gestire molto meglio la palla, invece c'è stata una frenesia che sul 2-0 non si può capire il motivo. Troppa fretta, poi erano giocatori freschi anche che sono entrati, quindi doveva esserci una squadra molto più corta, molto più attenta, invece siamo stati meno bravi del solito, insomma, a gestirla. Gomez questa settimana quasi ha allenato bene e poi abbiamo qualche acciaccato che rientrava e non era al top, quindi abbiamo preferito fargli fare 60 minuti e non forzarli troppo, tipo Novello, tipo Torraca, e quindi poi abbiamo inserito gli altri che hanno fatto bene, anche se siamo stati un po' disordinati. Sì, abbiamo commesso un errore clamoroso sul secondo gol, ognuno si è mosso per i fatti suoi e soprattutto in un momento in cui non dovevamo assolutamente prendere gol, perché comunque ci eravamo parlati alla fine del primo tempo, ci eravamo detti di rimanere in partita anche con l'1-0 per poi buttarci nell'ultimo quarto d'ora a vedere qualche situazione da fermo, qualche mischia, e purtroppo il secondo gol ha chiuso un po' la partita. Siamo un po' cresciuti nel finale con i cambi, sono contento dei ragazzini che sono entrati e tutto, perché hanno cambiato loro un po' la partita e poi alla fine magari anche il gol lo potevamo fare, ecco. Abbiamo parlato della Lentatese che attualmente può sognare un campionato tranquillo, è lo stesso obiettivo dell'Aurora Uboldese che passa 2-0 alla prima di Altinsciala come tecnico del Cassano. Chi la decide? Ovviamente Maugeri che sigla il 2-0 per la squadra di Gilardengo e soprattutto fa 9 in stagione. Un Aurora Uboldese che appaia a quota 14, un Meda protagonista della gara più pazza della domenica, 2-2 in casa contro i Bustocchi del CAS, squadra di Saporiti che chiude il primo tempo avanti 2-0, merito di un'autorete dei giocatori di Cairoli ma soprattutto della firma di Bomber Berton per il temporaneo 2-0, ma la squadra Bustocca vanifica tutto nei primi 10 minuti del secondo tempo con un avvio veramente shock, in 10 minuti di fatto viene rimontata, la squadra di casa avrebbe anche l'occasione per vincere l'incontro con un penalty, ma Heinzel si supera e salva i suoi. Nel finale qualche protesta da parte di Bustocchi per un gol del 3-2 non convalidato a Gomà per un tocco sul portiere che a quanto dicono i Bustocchi non c'era.
Il CAS tiene quindi a distanza un Olimpia che perde, e visto che siamo è la domenica in cui tuonano i tecnici, tuona un Vincenzo Rinaldi che, franco come sempre, parla della possibilità dei suoi di retrocedere. I suoi perdono 2-1 in casa contro la Solese e vengono ribaltati nel secondo tempo, negli ultimi 10 minuti. Parla anche apertamente di possibilità di mettere mano alla squadra sul mercato, parla anche di come tanti giocatori abbiano snobbato la destinazione vista la situazione in classifica. Non sappiamo se sta guardando al mercato anche il fanalino di coda, ovvero l'Universal Solaro, e non sappiamo se stanno snobbando questa destinazione i giocatori. Di certo non è facile andare a giocare in una squadra che nelle prime 8 giornate ha prodotto solo 3 punti. Sicuramente però il valore della rosa permetterà alla squadra giallorossa di recuperare, visto che comunque dietro il ritmo è molto molto blando. Con questo si conclude la parentesi sulla promozione, ora scendiamo in prima e diamo i voti. Tradate, voto 7. La squadra di Paolo Fera passeggia contro la Ieraghese in casa e ora può affrontare domenica quello che appare come un vero dentro o fuori contro il Ferno in vista playoff. Ferno reduce dalla prima di Ivan Stincone in panchina, solo 0-0 in casa con la San Marco. Eroe di giornata, chi se non Stefanazzi, autore di una tripletta. Il bomber arriva a quota 9 ed è primo in classifica nella Capocannonieri. Chissà che non abbia tenuto il decimo proprio per domenica. Bosto, voto 8. La squadra aggancia al primo posto l'Ispra, Ispra non più capolista quindi solitario, e soprattutto si può sognare un sorpasso e rimanere da soli, perché i varesini settimana prossima affronteranno una Falopiese che nelle ultime settimane non è parsa decisamente irresistibile, anche perché la squadra di Pasetti settimana prossima affronterà un Mozzate, squadra sì temibile, anche se anch'essa nelle ultime settimane non sta producendo un gran calcio. Chissà che non servirà l'ennesima rete di Pavanello che tra l'altro ha siglato il gol del pareggio in tutti e tre i mezzi passi falsi della squadra di Pasetti. Voto 7 al Luino, che è stata proprio la prima a bloccare l'Ispra nella prima non vittoria della squadra di Pasetti, e da quella giornata ha piazzato 3 vittorie di fila. L'ultima vittima è stata appunto il Mozzate, che è caduto 2-0. La squadra di Iori è ufficialmente la mina vagante del campionato e ora buona fortuna all'Antoniana, che la incontrerà domenica. Antoniana che è caduta ad Arsago nella prima di Tiziano Senziani in panchina, anzi in tribuna, visto che il tecnico non poteva per motivi burocratici seguire appunto il match dalla panchina. Ma qui il voto non serve, serve invece un gratta in bocca al lupo da parte di tutta la redazione e di tutta la squadra dell'Arsaghese al fratello del bomber Vendemmiati, Alex, autore purtroppo di un brutto incidente in settimana. Il fratello aveva promesso un gol per dare la carica appunto ad Alex, è arrivato il gol di quello che poi è stato il 2-1 con cui la squadra di Contaldo certifica le sue velleità di playoff. E Alex, mi raccomando, siamo tutti con te e insomma non vediamo l'ora di rivederti in tribuna a esultare per un gol di tuo fratello. Con questo è tutto, noi ci vediamo settimana prossima, Terzo Tempo è qui ogni lunedì.